7 partite di campionato e 3 di coppa, la prima sconfitta. Se abbiamo un rammarico è quello che siamo arrivati ad affrontare la prima della classe con diciamo degli infortuni, delle squalifiche di troppo in questo momento. Questo ci ha un po' condizionato, però per l'amor di Dio ho visto grande impegno nella partita di oggi da parte di tutti. Come diceva prima il mister, oggi purtroppo abbiamo preso quel gol all'inizio che ci ha un po' condizionato. E rispetto alle altre domeniche abbiamo creato tante occasioni, ma purtroppo oggi, vuoi per una cosa, vuoi per un'altra, non siamo riusciti a bucare, quindi. Il risultato è questo, però il cammino della Virtus è sempre lineare per quelle che erano i nostri obiettivi, insomma non cambia assolutamente niente, ci mancherebbe. Sì, diciamo una questione di testa, ripeto, le azioni le abbiamo macinate, per essere sinceri, abbiamo visto anche verso la fine del primo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni clamorose per poterla pareggiare, e lì ti sei accorto che se non entrano quei palloni la giornata diventa difficile. Questo nulla toglie sicuramente alla prestazione della Pergolettese, che secondo me è una squadra quadrata, cinica, bella fisica, direi, sa quello che vuole in campo e l'ha dimostrato ampiamente. Questo ci fa ben sperare, una cornice importante, condita anche da un finale diverso, ma sicuramente intelligente. E la gente si è divertita, credo, sia per quanto riguarda il discorso dei 98 minuti totali, anche per quello che è stato fatto dopo. Quindi sicuramente un plauso a questo. Noi dalla parte tecnica, ripeto, prepareremo bene la partita prossima e cercheremo di portare a casa quello che dovremo fare, insomma. Sì, oggi abbiamo faticato, soprattutto all'inizio, abbiamo fatto più fatica del normale. Però dopo il secondo tempo invece abbiamo creato occasioni, abbiamo lottato, però contro una squadra che sicuramente sta bene, è serena, non è lì per caso, perciò sicuramente oggi ha meritato perché ha fatto vedere qualcosa di più sotto l'aspetto della tranquillità, soprattutto all'inizio. Ma non tanto l'approccio mentale, siamo partiti anche, è logico che abbiamo dovuto cambiare modo di giocare un po' perché non eravamo senza punte. E abbiamo dovuto giocare con un centrocampista che giocava dietro la punta e questo ci ha creato qualche problema nei movimenti in fase offensiva. Però io pensavo di portare avanti la partita senza subire gol, invece il primo gol ci ha cambiato le cose. Dopo abbiamo cambiato assetto, però dopo abbiamo creato, magari non in maniera proprio pulita, però abbiamo creato anche parecchie occasioni senza riuscire a sfruttarle, anche se ne abbiamo subite altrettante. Sì, penseremo sta settimana, adesso quella ci prepareremo per far bene, è logico che il nostro campionato non cambia, era una prova di maturità che io cercavo nei confronti della squadra, anche se mancava qualche giocatore, volevo vederne altri. Giocavamo con 6 ragazzi giovani, però la partita l'hanno affrontata, a mio parere, nella maniera giusta, con l'atteggiamento giusto. Magari loro con un po' più di serenità hanno riuscito. Abbiamo perso tecnicamente troppi palloni, soprattutto abbiamo concesso parecchie ripartenze, soprattutto il primo tempo. E invece dovevamo avere un po' più di pazienza, aspettare, però il fatto di subire il gol, avevamo fretta di recuperarlo, invece c'era tempo, infatti le occasioni nel secondo tempo non sono mancate, potevamo rimediarla. E poi tante volte le partite di calcio dipendono dagli episodi, un po' dalle situazioni. Loro sicuramente sotto porta sono, sia nell'ultimo passaggio che sotto porta, in questo momento sono più sereni di noi. Ma i nostri giovani stanno facendo sicuramente molto bene e in questo momento forse sono quelli che ci stanno facendo fare un po' la differenza. Oggi poi l'unica cosa, avevamo fuori ruolo Flaccadori, che ha giocato per la prima volta titolare, ha dovuto giocare insomma una finta seconda punta e quello l'ha un po' penalizzato. Però sono contento dei Mussa, dei Mister, dei Scannapieco, dei Deri. È logico che l'assenza poi anche di Sé, che è l'unico 98 che abbiamo in questo momento pronto, ci ha penalizzato sull'esterno, non avendo un sostituto a sinistra, abbiamo dovuto spostare un destro a sinistra.
Questa squalifica ci ha un po' penalizzato, però io dei giovani sono contento, in questo momento stanno facendo veramente molto molto bene. No, mi sono trovato bene, comunque sono tutti ragazzi bravi, l'impegno c'è stato, è stata una bella partita, dura, anche perché è loro ottima squadra, però adesso dobbiamo tornare a far punti subito e è stato un percorso che ci ha portato a questa sconfitta per ripartire ancora più forti di prima. Certo, prendere il gol subito non ci ha aiutato, però abbiamo reagito, abbiamo avuto le nostre occasioni, poi verso la fine ha fatto 2-0, eravamo un po' sbilanciati, ci abbiamo provato fino alla fine, è stato bravissimo il loro portiere e quello che è successo, va bene. Che dobbiamo ripartire subito, che va bene così, certo puntavamo a far punti su questa partita, però è andata così, va bene. Benissimo, sono qua dall'anno scorso, i movimenti sono sempre quelli, mi trovo bene in questa squadra, nella difesa 3 non c'è problema, sia centrale che esterno, va benissimo.